Iniziamo questo dibattito. Allora, introduco brevemente questa serata di dibattito con Carlo Formenti, autore di Utopie Letali e studioso delle trasformazioni, diciamo, della produzione, soprattutto legate alla rete, autore di numerosi testi sull'argomento e redattore, tra le altre cose, di Alfa Beta 2. Oltre a Gigi Roggero, che si confronterà stasera con noi sui temi sollevati da questo libro, è redattore di Commonwealth, sito di analisi e di approfondimento politico che si colloca, diciamo, nel solco di quella tradizione operaista con la quale il testo di Formenti interloquisce. Vorremmo, diciamo, impostare questa discussione su questo testo a partire da alcuni nodi centrali che vi emergono. Innanzitutto quello la questione del politico, che questo testo ha il pregio di riporre al centro dell'attenzione, il nodo dunque del potere nella sua dimensione macroscopica, dicotomica, duale, e quindi un approccio che fa piazza pulita della tendenza e della tentazione a perdersi in letture che spalmano i rapporti di forza su tutto il corpo sociale, in letture appunto molecolari del conflitto che negli anni hanno contribuito ad annacquare anche da sinistra la percezione di rapporti di classe che strutturano la società. Dal pensiero sui beni comuni fino alle varie forme di costituzionalismo, fino ai movimenti per i diritti civili degli ultimi decenni, sono molte le esperienze e le analisi politiche che, come giustamente ha messo in luce nel testo, privilegiano come proprio soggetto l'individuo in quanto portatore, diciamo, di diritti universali, che quindi chiede riconoscimento alle istituzioni, piuttosto che la classe portatrice viceversa di interessi particolari e che con queste istituzioni si pone in un rapporto di negazione, di conflitto. E contro queste forme del pensiero debole, se vogliamo, del politico, il pregio di questo libro è di rimettere al centro l'esigenza dell'antagonismo con la A maiuscola, quindi l'esigenza di relazioni collettive che siano fondate sulla contrapposizione tra amico e nemico, sulla scelta di campo. Proprio perché l'opposizione, l'inimicizia, l'alterità sono delle componenti fondamentali della lotta di classe in quanto lotta partigiana che esprime un punto di vista parziale, che esprime gli interessi di una parte e che quindi per questo è incompatibile con l'universalismo tipico del pensiero liberale e della democrazia politica. E in virtù di questa incompatibilità si pone l'esigenza della rottura, dell'elemento rivoluzionario, della trasformazione dell'esistente. E quindi, come primo nodo, punto di partenza ineludibile di questo libro, ma anche del nostro dibattito, l'antagonismo e la visione dicotomica della realtà. Da questo punto di partenza, l'analisi che sviluppa il testo pone al centro una serie di nodi e di questioni fondamentali, da quella della composizione di classe all'organizzazione, allo Stato, al partito, che vogliamo provare a mettere sul piatto come questioni aperte, come nodi problematici con i quali confrontarci. Innanzitutto a partire dalla lettura che questo testo offre della composizione di classe, che è una lettura che ha il pregio di dare un respiro globale e complessivo all'analisi, diciamo, del proletariato mondiale rispetto alla tendenza a diciamo, sviluppare nel corso degli ultimi anni analisi che appunto sulla base del metro ristretto di ciò che accadeva in casa propria o sulla base di movimenti specifici se non addirittura episodici diciamo deducevano da ciò la centralità di certi settori di classe piuttosto che altri e che tuttavia come analisi, se ha il pregio appunto di fornire un respiro complessivo alla lettura della composizione del proletariato globale,
D'altro canto apre una serie di questioni problematiche e di nodi nella misura in cui fa discendere strettamente il potenziale antagonista di un settore di classe dal suo ruolo produttivo. Quindi rispetto a questa lettura le domande, le questioni aperte che poniamo sul piatto sono appunto le seguenti: se non ci sia innanzitutto il rischio di offrire una lettura a priori della realtà, di preselezionare il soggetto delle lotte sostituendo o comunque anteponendo l'analisi della composizione del lavoro rispetto alla capacità di guardare le forme concrete che prendono i movimenti, che prendono le insorgenze sociali e quali sono i soggetti che le animano e che le mettono in campo. Quindi come si relaziona questa lettura dell'analisi di classe, della composizione di classe, con i processi concreti cui stiamo assistendo, cui abbiamo assistito negli ultimi anni, ma che soprattutto che ruolo riassume l'elemento soggettivo? Cioè se i comportamenti, l'universo valoriale dei soggetti non possano esprimere, non esprimano antagonismo, anche a prescindere dalla loro collocazione, dal loro ruolo produttivo. Ad esempio, per fare un esempio concreto rispetto all'analisi che nel testo viene portata avanti della funzione, del ruolo dei lavoratori, dei cosiddetti knowledge workers, del precariato cognitivo, appunto sicuramente è una lettura che ha il pregio di spazzar via a certe analisi che nel tempo hanno attribuito un ruolo di avanguardia a questo settore della classe in maniera unilaterale. Tuttavia, la domanda è se si possa altrettanto unilateralmente concepire il precario della conoscenza come appunto la parte debole della classe, della composizione di classe. Non ci sono piuttosto all'opera, diciamo, nei comportamenti dei vari soggetti sociali delle ambivalenze, quindi degli elementi che possono essere rovesciati contro il capitale all'interno di un processo di trasformazione collettiva? Per fare un esempio pratico e concreto, il riferimento che più volte ricorre giustamente alla tendenza all'adesione all'ideologia autoimprenditoriale, all'ideologia meritocratica da parte dei lavoratori della conoscenza, non è possibile leggere in questa tendenza anche la presenza di istanze di giustizia sociale che potrebbero essere dentro dei movimenti, dentro dei processi di trasformazione collettiva, depurate dalla tendenza che hanno ad essere poste su un terreno di competizione, appunto fra soggetti, fra lavoratori. E quindi i nodi della soggettivazione, di processi concreti e delle ambivalenze sono il secondo punto tematico col quale vorremmo far dialogare questo testo, e dove per ambivalenze intendiamo proprio il fatto che dentro la relazione di capitale, proprio perché è una relazione che è portatrice di una contraddizione, quella fra capitale e lavoro, è abitata da tensioni contrapposte in cui è la scelta e l'intervento dei soggetti che può cambiare di segno agli elementi e rovesciarli al proprio vantaggio. E infine l'ultimo nodo tematico, quello dell'organizzazione, del partito e dello Stato come possibile strumento di transizione a società post-capitaliste. Questo libro ha il merito di porre sul piatto la questione del partito come questione dell'organizzazione della parte e come bisogno di organizzare l'inimicizia, che è una questione che è stata rimossa dalle ideologie orizzontaliste che abbiamo visto all'opera in molti dei movimenti degli ultimi anni. Dunque, l'organizzazione della parte come necessario complemento dell'individuare il nemico, della relazione di inimicizia con il capitale. Tuttavia ci viene spontaneo domandarci in quale contesto e a quale livello vada posta la questione dell'organizzazione, nel senso che se partiamo dal presupposto che l'organizzazione è subordinata alla classe, è uno strumento nelle sue mani che deve adeguarsi ai fini che questa si dà autonomamente quando è alle prese con un processo di trasformazione di sé e di trasformazione dell'esistente,
il problema forse non può porsi ed essere risolto sul piano astratto del dibattito fra militanti o dello scontro fra analisi diverse. Sappiamo dall'esperienza che le lotte concrete selezionano i propri militanti e che è all'interno delle lotte che le relazioni fra militanti acquistano forza, estensione, progetto e quindi anche organizzazione, ma organizzazione nei termini di capacità di adattarsi dinamicamente agli scopi che i movimenti si pongono caso per caso. Quindi da un lato la necessaria critica all'ideologia spontaneista e orizzontalista che è contenuta in questo testo, dall'altro la domanda è se è necessario porsi il problema dell'organizzazione della parte, questa organizzazione coincide necessariamente con la riproposizione della forma partito, anche se in una sua veste aggiornata, è adeguata la forma partito a esprimere la dinamicità dei movimenti, espressa dai movimenti stessi, o piuttosto non corriamo il rischio di riproporre una separazione fra una separatezza fra i movimenti e i militanti, fra i ruoli e l'azione che impedisce quel circolo dinamico fra le gerarchie e fra le differenze che ogni movimento produce? Questi sono appunto i temi sui quali apriamo la discussione e innanzitutto cedo la parola a Gigi Roggero, poi a Carlo Bormanti. Io vorrei fare innanzitutto un paio di premesse, che però sono già di sostanza, non sono di forma. Il primo è che questo libro, secondo me, è un libro estremamente formativo, non solo perché in maniera estremamente chiara, direi pedagogica, passa in rassegna alcune delle, dei libri, degli autori, dei punti di pensiero principali che si confrontano con i libri e i temi che Carlo tratta, ma anche perché ha il pregio, secondo me, di porre i nodi che sono i nodi centrali, le questioni centrali che ci troviamo di fronte nel presente. E devo dire che condivido il metodo di Carlo, il metodo che da un lato Carlo fa delle ipotesi, questo in questo libro, così come in quelli precedenti, ad esempio nella trilogia dei suoi lavori sulla rete, le mette a verifica e anche spiega dove queste ipotesi vanno corrette, vanno modificate, non hanno funzionato. Questo credo che sia un grande pregio di Carlo, di dire questa cosa qua non ha funzionato, dobbiamo provarne un'altra. Dall'altra parte credo che sia utile l'approccio, diciamo così, polemico, nel senso politico, nel senso quindi migliore del termine, di questo libro, nel senso che Carlo assume dei riferimenti polemici, forza anche, diciamo, gli argomenti dei suoi referenti e quindi costruisce un libro che lui ha definito nella presentazione di qualche giorno fa un libro divisivo, e credo che questo sia un metodo politico assolutamente corretto. Quindi io poi tralascerò, diciamo, quelli che sono di accordo con l'analisi di Carlo, che devo dire sono la maggior parte dal punto di vista quantitativo, scorrendo queste 230 pagine, e mi soffermerò invece, come ha fatto Germano nella sua introduzione, su quelli che sono delle questioni, dei punti che ritengo problematici. La seconda premessa, ripeto, non di forma ma di sostanza, è, già veniva detto nell'introduzione, uno dei bersagli appunto polemici di Carlo è l'operaismo, quello che è stato definito il post-operaismo, una costellazione che ha dei punti di riferimento comuni e poi ha delle strade tanto teoriche quanto forse soprattutto politiche differenti, molto differenti anche al suo interno. Ora, io dico che da questo punto di vista davvero l'unico derby a cui sono interessato è quello che ci sarà in questa città alla fine della settimana. Per il resto, ecco, io credo che sia non sia davvero utile una
uno scontro tra scuole di pensiero, ma proprio perché nel momento in cui ma qua si apre un altro capitolo sul rapporto con la composizione di classe, ma questo lo affrontiamo in un altro dibattito. No, ma nel momento in cui un movimento di pensiero rivoluzionario viene ridotto ad essere scuola, io penso che perda qualsiasi potenziale politico e sovversivo. Io credo che i concetti siano degli arnesi, degli attrezzi, insomma, se uno si trova di fronte a una porta, deve avere un piede di porco per aprirla e la capacità, il sapere per utilizzarlo. Se uno si trova di fronte, diciamo, un problema politico, deve riuscire attraverso la pratica, attraverso il pensiero, a forzare la realtà. Quando alcuni concetti non funzionano più, girano a vuoto, forse non hanno mai funzionato, quei concetti lì vanno assolutamente abbandonati. Non è il problema delle scuole di pensiero. Penso uno per tutto, il concetto di moltitudine, insomma, sarebbe veramente assurdo oggi riproporlo, pensare che quel concetto lì in qualche modo, non so nemmeno se descrittivamente, sicuramente politicamente ci serve, sarebbe davvero assurdo pensare che non serva a qualcosa, appunto a forzare la realtà. Io credo che Carlo in questo libro centri un problema fondamentale, che definirei in questi termini, cioè il rischio di una perdita, diciamo così, di sostanza materiale del discorso politico, di alcuni discorsi politici, delle teorie politiche. Qualche anno fa Christian Marazzi ha definito la finanziarizzazione come un tentativo da parte del capitale di autonomizzarsi dalla sostanza di classe, quindi dalla sostanza dello scontro di classe, con il rischio però di una autoreferenzialità del capitale stesso, con il rischio appunto di una crisi permanente. Ecco, io credo che dall'altra parte noi abbiamo in qualche modo lo stesso problema, un problema analogo, dopo aver perso, diciamo, quella sostanza che era lo scontro, diciamo così, tra operaio e capitale, per semplificare, abbiamo fatto fatica, diciamo, a trovare un nuovo rapporto tra il discorso politico e la materialità dello scontro di classe e della lotta di classe. Ecco, io questo credo che sia un problema centrale nel libro, secondo me questa cosa emerge bene, e per affrontarla Carlo rimette al centro, anche su questo sono assolutamente d'accordo, la categoria di composizione di classe. E per mettere al centro la categoria di composizione di classe, Carlo pone un problema importante, che è la questione della gerarchia delle lotte, cioè non tutte le lotte sono uguali, ci sono lotte che hanno dei potenziali di rottura maggiori, ci sono lotte che hanno dei potenziali di rottura minori. Ma, e qua entro nella parte problematica, vorrei porre a Carlo almeno tre questioni su come lui sviluppa questi punti, che ripeto, secondo me sono punti centrali. Il primo è che le gerarchie delle lotte non sono mai, diciamo, speculari con le gerarchie capitalistiche. Cioè, gerarchie del capitale e gerarchie delle lotte non si guardano mai allo specchio in una forma speculare e rovesciata. Né il potenziale delle lotte dipende esclusivamente dal dato quantitativo, cioè quanti più lavoratori ci sono in un settore, allora tanto più c'è una possibilità di rottura. A me pare che il rischio nella lettura di Carlo sia, diciamo così, di una, come posso dire, di una essenzializzazione, di una ipostatizzazione della composizione tecnica di classe, e da questa ipostatizzazione della composizione di tecnica di classe far derivare la composizione politica. E in modo forse paradossale mi pare lo stesso errore che lui critica ad alcuni teorici post-operaisti.
Cioè, questo per dire che l'operaio massa non è una figura centrale nella composizione politica di classe perché fosse maggioritario dal punto di vista quantitativo, dal punto di vista tecnico, ma perché univa alla, diciamo, alla centralità nei processi di accumulazione una potenzialità di rottura che derivava da comportamenti soggettivi determinati. Ecco, il rischio che io vedo, diciamo in modo paradossale, simile a quello che lui critica, ad alcuni teorici post-operaisti, è invece di guardare esclusivamente alla composizione tecnica e di derivare da questa immediatamente alla composizione politica. Diciamo così, se alcuni teorici post-operaisti leggono in termini di potenza quella che è la composizione tecnica di classe, Carlo la rilegge in termini di sfruttamento. Nel primo caso si rischia una, diciamo così, una deriva ipersoggettivista, chiamiamola così, dall'altra parte il rischio è quella di una lettura oggettivista, ma entrambe queste cose poi convergono in un risultato non troppo dissimile. Anche qua sto forzando molti termini per seguire il metodo di Carlo. E soprattutto l'impressione che in alcune parti del libro, cioè quella che viene definita la composizione tecnica e la composizione politica, sia un po' un rapporto abbastanza classico tra la classe in sé e la classe per sé, in cui l'elemento centrale è la mediazione della coscienza di classe e dunque del partito in quanto custode e detentore della coscienza di classe. Laddove invece la categoria di composizione di classe, se aveva un referente polemico centrale e se rompeva con qualcosa, è innanzitutto la rottura con la coscienza di classe e con i rischi di idealismo che in quella categoria erano contenuti. La seconda questione è il rapporto tra lotte e organizzazione. In un dibattito che Carlo ha fatto qualche giorno fa a Milano, ho sentito una parte in streaming, se non ho capito male, però magari Carlo poi eventualmente correggerà quello che sto per dire, più o meno dicevo una cosa di questo tipo, cioè le soggettività importanti per le lotte sono quelle che già lottano. Ecco, io la domanda che invece porrei e che mi sembra quella centrale è che cosa c'entra una lotta e l'altra. Cioè, a me sembra che il problema dell'organizzazione si ponga esattamente in quello che c'è tra una lotta e l'altra. Cioè, viceversa, ecco, prima Germana diceva che il rischio è quella forse di categoria a priori, no? Che la stessa critica che Carlo muove, ad esempio, a Toni Negri, no? Dice una sorta di cantismo in cui vengono elaborate delle categorie a priori a cui la realtà si deve adattare. Ecco, forse io direi che nel caso di Carlo abbiamo delle categorie, il rischio almeno, sono di categorie a posteriori, cioè si possono leggere i soggetti rivoluzionari, mentre diciamo da una parte c'è una lettura spesso forzata della tendenza, dall'altra parte c'è in qualche modo la lettura a posteriori degli eventi, cioè i soggetti rivoluzionari sono quelli, li possiamo vedere solo ex post, sono quelli che hanno lottato. Però a quel punto diciamo il problema è che dal punto di vista dell'organizzazione si arriva tardi. E soprattutto si manca, secondo me, forse questo è l'aspetto, uno degli aspetti più problematici, si rischia un po' di mancare in questo discorso il tema della soggettività, che appunto viene sostituito da quella che prima chiamavo una sorta di essenzializzazione o impostatizzazione della composizione tecnica e della coscienza. Qualche volta Carlo cita la rottura all'interno dei quaderni rossi, ora non ne voglio fare una questione
questione storiografica, che poi lascia sempre il tempo, come tutte le questioni storiografiche lasciano un po' il tempo che trovano, però a grandi linee Carlo dice la rottura dei quaderni rossi è avvenuta tra Panzieri da una parte e Negri e Tronti dall'altra, cioè mentre Negri e Tronti accusavano Panzieri di essere semplicemente un sociologo, Panzieri accusava Negri e Tronti di essere semplicemente dei filosofi. Ecco, nel discorso di Carlo mi sembra che manchi un po' la figura di Romano Alguati, ma anche qua non lo dico né in termini di bibliografia né in termini di citazione o altro, lo dico perché Alguati in qualche modo era un sociologo che criticava sia una deriva sociologica quanto una deriva filosofica, o per dire in altri termini, criticava tanto le categorie a posteriori quanto le categorie a priori, e leggeva il rapporto tra composizione tecnica e composizione politica esattamente come un rapporto in cui la posta in palio era la produzione di soggettività, la produzione della soggettività rivoluzionaria, e quindi una dimensione materialisticamente determinata della soggettività. Ecco, questo forse è l'aspetto che più manca nel libro di Carlo, cioè il problema dell'individuazione dei soggetti non è un problema centrale dal punto di vista dell'organizzazione. E allora questi soggetti non possono essere determinati semplicemente guardando alle gerarchie capitalistiche, come dicevo prima, ma non possono essere nemmeno determinati quando le lotte ci sono già state, che sono già state. Il problema della capacità di lettura della tendenza, di anticipazione di quella tendenza, e direi il problema della scommessa politica, è il problema centrale dell'organizzazione. E qui si colloca anche, ma non aggiungo niente perché l'ha già detto Germana, la questione dell'ambivalenza, che Carlo liquida fondamentalmente nella parte finale del suo libro, schiacciandola molto come una sorta di deriva postmoderna, no? Una sorta di come si chiamano quelle cose di yin yang, quelle cose in cui c'è un po' l'uno, c'è un po' l'altro, invece diciamo l'ambivalenza per come è posta, ad esempio dal Guardi, eccetera eccetera, è un'ambivalenza che sta dentro quella lettura materialistica della soggettività, è un'ambivalenza che si pone come un campo di battaglia determinato, è un'ambivalenza che sta dentro un campo di lotta, che sta dentro dei rapporti di forza, che sta dentro un processo di conflitto e un processo di rottura, è l'ambivalenza che ti serve per agire politicamente, ecco, in questo senso secondo me è fondamentale. Faccio un esempio concreto per non rimanere quindi nell'astratto con questo discorso, penso che sia anche il luogo giusto per farlo, mi riferisco al 9 dicembre, in particolare al 9 dicembre torinese, perché poi in altre parti d'Italia è stata una cosa differente. Ecco, se lo leggiamo dal punto di vista dei termini che Carlo ci propone, è chiaro che ci troviamo... ricaviamo una lettura di poco interesse di quello che è successo. Invece secondo me il problema è chi erano quei soggetti dal punto di vista appunto della composizione di classe, dei rapporti di produzione, dei rapporti di sfruttamento, della crisi, quali sono i comportamenti che quei soggetti hanno espresso, che quei soggetti esprimono, e soprattutto i soggetti che hanno partecipato al 9 dicembre. Dopo il 9 dicembre sono la stessa cosa oppure c'è stato un processo di trasformazione di quelle soggettività? Lo dico perché quella specularità paradossale che notavo prima tra il discorso di Carlo e il discorso appunto di alcuni teorici postoperalisti che Carlo critica si rivela poi nel fatto che da poli opposti le considerazioni su quel 9 dicembre sono state più o meno simili, cioè che si tratta di settori reazionari, o perché, diciamo così, nei termini di Carlo appartengono a settori di classe reazionari, o perché dall'altra parte non fanno parte di quella potenza moltitudinaria definita in termini ontologici.